d'accordo? Di una parte, okay, di una parte, diciamo, sperimentale laboratoriale, che è quella che porta alla risoluzione del problema. L'arricchimento di questo metodo è questo. Si lavora in gruppo, esiste più di una tecnica per lavorare in gruppo. Questa è la versione italiana, è un po' più spiegata di quello che vedevate prima. Ditemi voi in qualsiasi momento torno indietro, vado avanti, tanto poi il file ve lo lascio. Gli studenti sono coinvolti con questa domanda produttiva, ok? Ma sono gli studenti che formulano ipotesi, quindi la tematica se la fanno loro in qualche maniera, ok? Il percorso sperimentale viene pianificato, vengono raccolte evidenze. Questo può essere un processo di tipo laboratoriale anche non pratico. So che per chi non è molto addentro a questa tematica sembra una contraddizione, ma così non è. Laboratoriale e sperimentale sono parole che vanno bene anche per processi di pensiero. È vero che non si fa tutto col pensiero, anche se i miei colleghi di filosofia che ho incontrato stamattina forse sarebbero di quel parere. Però tante cose si fanno, tante cose si ideano, tante cose si comprendono e tante cose si ricercano. Dobbiamo insegnare loro a ricercare informazioni e connessioni e utilizzare e riconoscere fonti attendibili. Ok? La formulazione di spiegazioni deve essere basata per l'appunto su evidenze sperimentali, sono al terzo punto. Se voglio ritornare indietro e guardare lo schema circolare di prima, che è pari a questo qui, quello lì è all'explain, siamo a questo punto, vi spiego? Extend significa cercare di condividere. Condividere non è sempre immediato, però spesso e volentieri invece i ragazzi fanno meno fatica di noi. La valutazione può seguire sia da questa fase di condivisione che, ancora al passo precedente, dall'osservazione del lavoro di gruppo e dall'osservazione del lavoro sperimentale. Valutazione e comunicazione possono andare di pari passo. Me ne torno con la bella slide piena di sale colorato, piena di plastica. Eccolo qua. Allora, ho messo lì così una serie di domande investigabili, o meglio, di domande che possono generare domande investigabili, e una domanda investigabile tipo, un esempio che è quello tratto da me in realtà quest'anno, più o meno a dicembre, verso dicembre-gennaio, l'ho fatto con una classe, la riduzione della plastica usa e getta. Se tornassi indietro altre 2 pagine vedreste che nei Sustainable Goals c'è anche una parte che rimanda direttamente a questo discorso delle plastiche. Possiamo, tra l'altro, guardare e leggere qualsiasi giornale. Siamo in un periodo in cui non mancano notizie di questo genere. Sono contenta che l'attenzione sia molto maggiore che una volta rispetto a, come si chiama, a queste tematiche. Bisogna però stare attenti che non diventino una tematica dopo l'altra, una tematica che è un po' di moda, quando invece ci sono, cose da fare più che da dire. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Interagite, mi sento sola? Come? Voi potete parlare quando io vi abilito il microfono. Questa cosa è un po' dittatoriale, mi rendo conto. Se però abilito troppi microfoni, io non sentite più me. Quindi ditemi voi, ditemi come siamo messi. Ok, ditemi se vi sto annoiando. C'è soltanto la Miki che scrive: Miki, ti voglio bene. Ok, a posto. Allora, guardate un po' di domande, ve le lascio lì. Voi chiederete, ah, simpatica, per che materia sono? Vai, per tutti, nel senso che come posso diminuire il mio impatto ambientale, economico e sociale? Investire in scelte di sostenibilità ambientale, economico e sociale. Questo è il domandone. È una cosa che, se volete, discende da quei 17 goal dell'Agenda 2030. Come scovare e promuovere nelle nostre comunità l'utilizzo consapevole delle risorse? Quali strategie comunicative sono più efficaci per contrastare il consumismo sfrenato? Questa qui l'ho messa in viola perché mi piace un sacco. Quali strategie comunicative sono più efficaci? Per contrastare il consumismo.
Perché mi scompare. Eccomi, pronto di nuovo. Ok, adesso. Boh, non so, andato va bene. Oh, liberi. Allora, tornando a quello che dico. Tornando a quello che scusate, stavo dicendo. Allora, domanda investigabile, ad esempio, questo qui. Tema della riduzione della plastica, soprattutto usa e getta. E perché? Ok? Esiste un effettivo problema di microplastiche nelle acque marine? Dovremmo dirlo non più col punto di domanda rispetto a quando ho affrontato questa tematica a gennaio. Sono usciti diversi articoli di giornale, sono uscite delle prove. Addirittura in vendita un kit che vi consiglio, mi fa ridere perché in effetti è un kit fatto di plastica, però è dolce, è una cosa, diciamo, che si può autocostruire in maniera abbastanza riciclatoria, con un piccolo galleggiante fatto da due bottiglie di plastica e un'imboccatura per una rete di rayon o di nylon. Questa piccola reticella dovrebbe servire a catturare microplastiche nell'acqua di mare. Quindi vedete che oramai l'attenzione è abbastanza elevata su questa tematica. Non c'è più il punto di domanda: esiste un effettivo problema di microplastiche nelle acque marine? Ok, la domanda successiva però è: come posso misurarlo o scoprirlo, misurarlo? Propongo soluzioni. A questo punto abbiamo la domanda investigabile: come posso misurare il problema delle microplastiche, quindi la quantità di microplastiche oppure di frammenti di plastica, se vogliamo essere un po' più immediati, nelle acque marine? Allora, gli studenti formulano questa ipotesi. I miei studenti hanno formulato un'ipotesi, a mio parere, molto furba e intelligente. Se le microplastiche sono presenti nell'acqua di mare, tanto più lo saranno nel sale marino da evaporazione naturale, dove saranno presenti le microplastiche in maniera concentrata. A questo punto, gli studenti ideano in maniera più o meno guidata l'attività sperimentale. Investigo la presenza di microplastiche filtrando soluzioni di sale marino al 20% inteso sul volume, giusto per avere una salamoia in cui però il sale si sciolga, e confronto quanto riscontrato mediante analisi microscopica con un campione di sale che venga da una miniera. È chiaro che quel sale non sarà inquinato da microplastiche. Alla vostra destra potete vedere un'immagine, una tra le tante, delle plastiche rinvenute sui microfiltri che abbiamo utilizzato per filtrare le acque, pardon, per filtrare la soluzione di sale. Ok? Che cosa, non so, cosa vi stimola un processo del genere? Dove siamo? Cosa abbiamo fatto? Faccio la domanda a voi, pensateci un istante. Intanto, il confronto dei risultati tra gruppi, che è secondo me la parte più preziosa di tutte, in questa fase, in questa sperimentale, attività sperimentale qui, ha portato a una diffusione enorme tra di loro, piccolini, ho fatto una prima superiore. La mia prima superiore ha cominciato a sparare in giro per il web fotografie di questi filtri tutti intasati di microplastica. Filtri di cos'è, dice, non mi ricordo domenica cos'erano, di cellulosa, filtri che erano completamente coperti da frammenti, da fili, da pezzetti, da una variopinta congerie di pezzetti di plastica. Allora, confronto dei risultati tra gruppi, in questo caso è diventato un confronto enorme, altro che risultati tra gruppi. Questi si sono messi a parlare con coetanei di qualsiasi altra scuola, con i loro amici, hanno fatto vedere i loro genitori. I genitori hanno poi deciso tutti in blocco di comprare salgemma, venendo a dirmelo ai colloqui. Abbiamo ridacchiato un po' su questa cosa, però se ci pensate, questo è uno dei tanti e tanti modi nei quali possiamo, come si dice in italiano, to raise awareness, esatto, fare, diciamo, alzare l'attenzione, puntare il dito su certe cose, far sì che diventino di competenza di tutti, di attenzione comune. Allora, torniamo ai passaggi, d'accordo? Una domanda generale, la domanda investigabile. La domanda investigabile è quella che si presta alla formulazione di ipotesi e di ipotesi che abbiano poi un risvolto sperimentale. L'ipotesi e il lavoro sperimentale è quello che, ideato dagli studenti, permette di ottenere, se volete, i migliori risultati, a mio parere. L'attività fatta da loro è un'attività che loro ricorderanno, che assorbiranno, che creeranno, che sentiranno loro,
e che vi coinvolgerà in maniera anche, se volete, più efficace in classe, in laboratorio che sia. Non servono grandi laboratori. Immaginatevi cosa può servire per filtrare una soluzione di acqua e sale, di acqua distillata e sale. Servono l'acqua distillata e il sale comprato al supermercato, ok? E un filtro qualsivoglia. Sapete che cosa voglio provare a fare quest'anno? Voglio provare a usare filtri da caffè. Avete presente quei filtroni grandi che si usano per fare caffè americano? Mi paiono meno spessi e quindi sicuramente meno precisi del filtro che abbiamo in laboratorio fatto in carta filtro, che però diventa peloso e disturba l'osservazione microscopica, è un po' un problema. Proverò con quelli, proverò anche con quei filtri simpatici che si utilizzano, credo, per travasare il vino, può essere. Ok, allora ripeto e ribadisco che queste slide restano per voi quando volete e le posso mandare serenamente via mail. Vado avanti un pezzo perché avevo una serie di domande che vi voglio lasciare perché una parte importante del focus di questo lavoro di oggi pomeriggio è il lavoro multidisciplinare. Come facciamo a creare veramente un modulo nostro che riguardi una classe, che riguardi tutti i docenti potenzialmente? Anche perché 2019-2020. Di sostenibilità sentiremo parlare. Allora, il target è questo: costruire un modulo multidisciplinare, semplice, efficace e interessante. La domanda come mi ha fatto ridere quando ho scritto distinto facendolo costruire agli alunni. Ho pensato, perché noi in effetti ci abbiamo da fare, in realtà lo si costruisce insieme. Noi proponiamo una tematica, vedete cosa ho scritto 5 slide fa? Troppo ampia? No. Ma presentarla ampia e poi focalizzare ciascuno di noi, io e tutti i colleghi ci mettiamo insieme, focalizziamo, ci dividiamo le cose, no? Convertirsi alle rinnovabili, cambiare alimentazione, io che faccio la nutrizionista mi accaparrerò serenamente la tematica del cambiare alimentazione. Avete idea di che cosa può voler dire? Un giorno alla settimana sostituire la carne con proteine vegetali in termini di risparmio di acqua. Questo concetto per noi può essere comprensibile. Se lo dite ad un ragazzo di 19 anni, qualcuno magari più informato sa perché le carni consumano acqua. O ci pensa, o ci riesce, o ci arriva, o ci ragiona. Se lo dite una frase del genere a mia figlia che ha 13 anni, molto probabilmente questa cosa non gli è chiara. Una connessione del genere forse non gli viene. Cioè, mio figlio sì, poverino, perché lo torturo con queste cose da secoli. Ma se pigliate un ragazzino qualsiasi e gli chiedete, ah sì? Com'è che funziona che la carne in qualche maniera porta a un immenso consumo d'acqua? Sono tematiche che riusciamo a collegare e a far collegare loro soltanto se le abbiamo chiare noi. Un'altra cosa che mi sta molto a cuore è il tema della mobilità. Quindi possiamo proprio dividercene serenamente. Se arriva in consiglio di classe tutti insieme, si prepara, si fa programmazione, si fa invece insomma, attività di indirizzo e di dipartimento, si può dire, ehi, c'è una tematica che ci riguarda tutti. Ce l'avremo addosso dal punto di vista dei media, della propositività in generale, di una serie di attività anche di carattere culturale e sociale che verranno proposte sul territorio in questi prossimi mesi. Mettiamoci anche noi a parlarne in maniera consapevole e ciascuno prendendo la parte che gli piace di più. C'è qualcuno di noi che si occupa di rinnovabili o che è interessato alla tematica? Ecco, potrebbe diventare il suo target. Target di cosa? Torno indietro un pezzetto, anche con la slide se volete. Torno indietro riguardo quella serie di domande grandi, ok? Dette anche domande da cui trarre domande investigabili. Voi lo vedete il mio mouse se io lo muovo? Ora sto indicando questa parte alta con scritto come posso diminuire il mio impatto ambientale o economico o sociale. Ok? Quali realtà del mio territorio si occupano di miglioramento e tutela delle condizioni di vita e di lavoro delle fasce sociali più deboli? E anche quali realtà produttive? Ok, torno davvero a proposito della mobilità, me ne vado avanti. Qui, mobilità, come vedete, costruzioni, alimentazione, energia. Ci sono queste quattro tematiche e se ne possono tirare fuori altre. Quali sono i passaggi principali? Perché qualsiasi sia il tema che io scelgo, devo essere in grado di proporlo con un metodo inquiry. Cioè, cosa spiego ai ragazzi? Sono io che faccio lezione frontale da capo e vi dico, ehi, mi sono studiato questa cosa sulle rinnovabili, facciamo? In realtà è molto più efficace se la tematica viene gestita in parte da loro. E quindi io presento la tematica, guardatelo qui, inquadrando il problema. Un problema però definito di complessità adeguata all'età degli alunni. Poi induco un momento di confronto tra pari. Avete familiarità con questa cosa che si chiama metodo di lavoro in Jigsaw, piuttosto che forse lo chiamano puzzle?
puzzle group o group puzzling o qualcosa del genere. Sta di fatto che funziona in una maniera molto semplice. Anziché dividere semplicemente in gruppi, si divide in gruppi che abbiano elementi, ciascuno con un compito. Quindi, la persona che andrà a relazionare agli altri gruppi, di ciascun gruppo, poi farà gruppo a sé. Lo ridico? No, guardatevi la parte di Jigsaw Working Method, oppure di metodo di gruppi in puzzle o puzzle di gruppi. È molto efficace e carina. Anche noi che lavoriamo spesso con ragazzi di età, insomma, rilevante che riescono a lavorare in gruppo, o comunque sia che ne hanno le skills, ne hanno le capacità. Spesso quando loro hanno un ruolo attivo, ciascuno il suo ruolo attivo all'interno del gruppo, si sentono molto più motivati. E un lavoro che si riuscirebbe a fare con 2 ore di classe divisa in gruppi, in questa maniera in 1 ora si fa. Allora, finito il confronto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo presentare agli altri gruppi e a me, docente, che cosa abbiamo deciso di fare per investigare la tematica che ci è stata presentata. Ok? Quindi produciamo con ciò che io metto a disposizione o il laboratorio mette a disposizione, oppure ideando in una fase ancora più spinta, ancora più, diciamo, generale, ideando quali sono i metodi, anche i materiali che devono essere utilizzati, produco un'attività sperimentale o di ricerca. Propongo magari anche delle fonti, proporre delle fonti è saggio, vuol dire anche sapersi in qualche maniera orientare. Sapere già che cos'è una fonte attendibile. Okay. Nella fase di produzione di attività sperimentale o di attività di ricerca si lavora sempre in gruppo, quindi è il gruppo responsabile della sua attività. Il gruppo poi produce dei risultati e confronta di nuovo con gli altri gruppi e con il docente ciò che ha ottenuto. Okay. Torno indietro al mio sale? Vado indietro? Un gruppo solo era arrivato a pensare di confrontarsi con il salgemma e quindi in un solo gruppo, a cavallo tra un giorno e l'altro di lezione, quando abbiamo deciso, ideato e strutturato la tematica, e il giorno in cui invece ho prenotato al laboratorio, effettivamente abbiamo fatto l'esperienza, un solo gruppo si era portato il salgemma. Quando però hanno presentato nei loro cartelloni che cosa avevano voluto, diciamo, fare, quindi che significato aveva portarsi il sale, che sicuramente non avrebbe contenuto plastiche, tutti gli altri gruppi hanno, tra virgolette, aperto gli occhi e hanno detto: che idea fantastica! È stato un momento di cooperazione bellissimo. Dopodiché se lo sono diviso quel salgemma, facendo una soluzione che tutti hanno potuto osservare al microscopio. Fantastico. Dopodiché abbiamo scoperto anche che se si leggono le etichette si evita di comprare 6 o 7 volte lo stesso sale, perché sali commercialmente distinti con nomi diversi avevano la stessa identica provenienza. Il sale delle saline di Margherita di Savoia, ad esempio, le nostre saline pugliesi, viene venduto in 6 o 7 forme commerciali diverse solo nei nostri supermercati Candiona, ecco. Abbiamo scoperto anche che c'è un modo che potremmo utilizzare per produrre, insomma, per scremare, diciamo, le plastiche dal sale. Se ne parlava, alcune studentesse lo hanno scritto e hanno provato a confrontarsi con qualcuno che, insomma, a mandare questa cosa come mia email alle varie saline d'Italia. Non so se qualcuno gli abbia risposto, perché la cosa è stata un po' estiva. Questa proposta è arrivata verso giugno. Adesso a settembre, quando li rivedo, glielo chiederò. Allora, quelli che erano i passaggi principali sono chiari, va bene? Quindi i passaggi principali: presentare la tematica in cui il problema è definito, indurre un momento di confronto tra pari, con la produzione quindi di un'attività sperimentale o di ricerca, poi la presentazione del lavoro di gruppo e poi la valutazione, che può essere finale ma anche infine. Questa cosa ci consente anche di conoscerci, conoscerli, conoscere tra noi, tra tutti, il modo di lavorare di alcune classi, confrontarci meglio. Secondo me, lavorandoci noi altri come indirizzi, potremmo veramente scoprire cose. Io affronto la stessa tematica tua, ma da un punto di vista diverso, e poi se ne parli. Ripeto, sulla sostenibilità, credetemi, vi sto facendo un favore, è un anno in cui se ne parlerà in tutti i sensi. E volete sapere perché se ne parlerà in tutti i sensi? Perché c'è bisogno. Abbiamo bisogno di lavorare in termini di sostenibilità, oppure tutto quello che stiamo facendo, non voglio dire finisce in secondo piano, non voglio essere melodrammatica. Il fatto è che perde davvero un po' spessore. Non possiamo, è il solito discorso, faccio ragionamenti fantastici, studio tutta la storia di questo mondo, io e la mia filosofia siamo dei campioni di ragionamento logico e poi, quando vado a casa, stacco il cellulare e ne compro uno nuovo per 10 volte di fila. Cosa ho sbagliato?
spiego? Nessuno di noi è chiamato in singola persona a risolvere il problema del surriscaldamento globale. Peraltro, surriscaldamento globale rispetto a cambiamento climatico, perché surriscaldamento suona molto come e c'è un'emergenza. Sostenibilità vuol dire piccole scelte, vuol dire che se ho l'orto che produce zucchine, adesso mangio le zucchine e non vado a comprare altre verdure, no, adesso ti pagano. Vado avanti con il discorso in generale perché ci sono tanti altri spunti sui quali possiamo pensare di lavorare e di far lavorare i nostri ragazzi. E anche lì, boh, anche soltanto provare a leggerle queste cose, sono tematiche, secondo me, ormai sviscerate in tanti modi. Guardate che carino questo schema. Allora, l'educazione sostenibile, pardon, il concetto di educazione sostenibile era rivolto soprattutto all'educazione di carattere ambientale. Attenzione che sostenibilità vuol dire, prima di tutto, sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, ma l'una senza l'altra. E poi vuol dire anche sostenibilità sociale. Con che faccia andiamo, diciamo, a parlare di sostenibilità di carattere sociale quando ignoriamo bellamente, e oramai diciamo che con tutto quello che succede e con tutte le informazioni che ci sono non possiamo ignorarlo, ignoriamo il risvolto, ignoriamo apposta il risvolto sociale di alcune nostre azioni. In questi giorni l'Amazzonia brucia, ci sono addirittura. Ah, dovremmo ripartirci educazione civica e dove? Non lo sapremo. Ok, sì, l'educazione civica, dici bene, sono felice che torni l'educazione civica. Tornando a noi, mi sono persa. No, mi sono strapersa. Ah sì, l'Amazzonia brucia, c'è una, come si dice, c'è una mega raccolta fondi, ok, la raccolta fondi è fantastica, l'ho raccolta fondi, ma se cominciassimo tutti quanti a non usare l'olio di palma, perché non è che deforestano per ignoranza, deforestano per piantare cose, per piantare delle colture. Piantare colture su un terreno di foresta significa poter usare quel terreno poco tempo. Il terreno di foresta è povero, o meglio, non è povero per niente, però si impoverisce alla svelta, viene dilavato alla svelta, non è un terreno fatto per essere esposto. Tagliare la foresta significa dare il via a un processo erosivo che devasta intere regioni. Quindi evviva la raccolta fondi per l'Amazzonia. Siamo bravi, 2 euro per l'Amazzonia con l'SMS, non so come si faccia perché non ho visto le raccolte fondi. Ma è molto più intelligente se da lì facciamo partire un ragionamento non enorme, non siamo tutti ambientalisti al mondo, purtroppo, come dire, no, cioè, secondo me purtroppo. Però se facciamo partire un ragionamento relativo alle scelte singole di ciascuno di noi, facciamo molto più impatto che con quei 2 euro, questo sì. Allora, cerco ad esempio di utilizzare oli diversi dall'olio di palma. L'olio di palma è responsabile delle principali deforestazioni nel mondo. Quindi, comincio da lì. E poi dopo vado avanti dicendo quali sono le altre colture per colpa delle quali come si dice, si deforesta e come posso evitare che venga deforestato in maniera così violenta, eccetera. Guardate questi schemi, si legge abbastanza? C'è una serie di cose relativamente all'acidificazione degli oceani e all'uso di acqua, all'uso anche delle risorse marine in generale. Però se andate verso destra nello schema c'è una parte relativa all'alterazione biologica. E in alto a destra trovate l'aumento della temperatura ambientale e l'instabilità climatica. A me queste sono tematiche che piacciono molto, quindi potrei dire, ehi, io tra tutto scelgo queste. L'alterazione biologica sicuramente e l'instabilità climatica, perché sì, quando si è in quinta si può parlare di clima. In realtà i discorsi sul clima sono molto complessi. È molto più facile però, almeno più facile, è più tangibile presentare tematiche di carattere pratico e che sono in diretta conseguenza dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale. Vado avanti di una slide, non per levarvi dal naso questa qui, da sotto il naso, ma per farvi vedere questo. Uno dei risvolti pratici e potenzialmente un'altra tematica da trattare con l'inquiry. Cambiare dieta, meno carne, più vegetale. Perché ci sono, diciamo, i chilogrammi di CO2 prodotti per ogni 50 grammi di proteine ottenute da carne bovina. Stiamo parlando di 17,7 kg di CO2 che vengono emessi in atmosfera a seguito delle operazioni necessarie per ottenere 50 grammi di proteine da carne di bovino. È complicata, ok? Pensiamo all'impatto in generale della carne di bovino sull'ambiente, è molto elevato. Questo può significare quello schema. Uno schema del genere possiamo mostrarlo e chiedere attività inquiry, domanda investigabile. Vi ci lascio pensare 3 secondi e poi la scrivo io. Quale può essere la domanda investigabile relativa a questa tematica?
Cioè, cosa che dico ai ragazzi? Quale domanda presento? Io intanto qua la scrivo. La scrivo qua. E voi intanto provate a ipotizzare. Idee? Se volete parlare vi abilito i microfoni, ditemelo. Intanto io scrivo. Come posso impattare meno dal punto di vista alimentare? Cioè, come posso generare, a partire da questa consapevolezza, come posso generare una produzione di CO2, diciamo, comunque un impatto minore? Rispetto a quello che faccio nella mia vita di tutti i giorni. Esempio, la mangio la carne bovina? Potrei sostituirla con, guarda un po', legumi. Siamo sempre al solito estremo da questo punto di vista. Alcuni dicono, Madonna, me lo sento dire di continuo. Ebbene, io vi dico che cosa è stato fatto in una mia classe a terza liceo l'anno scorso. In terza liceo, ecco, questa proposta per esempio mi piace molto. Predisponiamo, bello Domenica, mi piace, predisponiamo un menù elevato a sostenibilità e confrontiamo varie proposte. Sai cosa hanno fatto loro l'anno scorso? Sapete cosa hanno fatto nel terzo liceo classico? Hanno istituito la serata dell'hamburger vegetariano. Sono stati di una tenerezza rara. All'inizio ce n'era uno, non vi dico chi, però era divertente, santo ragazzo, quello che fa teatro tanto bene. E diceva, io mai più mi presterò, mai giammai, mi presterò, faceva il melodrammatico, a mangiare questa cosaccia. Il giorno che ha assaggiato, peraltro l'ha assaggiato all'IKEA, dove c'è una cosa tipo un intero menù di sostituzione vegetariana delle cose, gli alimenti che IKEA ha sempre proposto nei suoi punti di ristoro. Allora, una volta che ha assaggiato l'hamburger vegetariano all'IKEA, si è convertito, adesso fa l'entusiasta. E quindi loro avevano fatto il grande giorno dell'hamburger vegetariano, la serata dell'hamburger vegetariano. E poi si sono messi a fare una disquisizione filosofica fantastica su quanto era bello non farlo di venerdì apposta per fare dispetti ai cattolici. E vabbè, e quindi poi mi sa che alla fine venerdì era diventato venerdì carne rossa e quindi forse hanno peggiorato il loro impatto. Questo non lo so. No, perché non scherzo, non ho idea. Sta di fatto che avevano deciso tutti insieme per la serata alternativa. Se ci pensate, questo è una proposta, un gioco, un modo comunicativo, quindi una sorta di stile proposto da ragazzi e ragazzi. E quindi tra loro, tra coetanei, se la sono giocata, l'hanno proposta alle famiglie che sono state assolutamente favorevoli e contente. E poi dopo, guardando lo schema, qualcuno va detto, vai, chi me lo fa fare di insistere con l'hamburger vegetariano che i miei fratellini non lo vogliono? Allora porto a casa le uova, così facciamo la serata frittata, facevo anche ridere. E quindi sì, Ermanno alla fine aveva fatto la serata frittata. Se guardate poi l'impatto delle uova è bassissimo, quindi ci stavano. Ci stava e soprattutto sapete cosa? Fa moda, fa allegria, fa sorridere e fa fare una buona, diciamo, non so, una buona cosa, attiva delle buone pratiche in maniera divertente. Ce ne fossero di cose che attivano buone pratiche in maniera divertente. Allora, torno indietro una pagina in mezzo, tacchete. No, era già qui. In giallo c'è scritto sostenibilità ambientale. E la definizione è capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali. Mantenimento dell'integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi da cui dipende la vita sia alterato e preservazione della diversità biologica. Questa cosa sul cambiare dieta mi veniva bene per le risorse naturali. Come vedete vi sto facendo esempi che riguardano me. Io spero che a voi mi vengano in mente altri 100.000 che non sono cose da biologi, mi spiego. Il lavoro multidisciplinare serve a quello. Io questa cosa, ve lo dico, settimana prossima, se poi sentite ridere forte dalle parti del conservatorio, io la propongo anche ai miei colleghi di musica e voglio sapere un po' cosa diranno. E poi, vabbè, ho il mio asso nella manica, cioè ho l'asso di briscola, perché io ce l'ho, un musicista che ha fatto le cose per la sostenibilità, ce l'abbiamo sotto il naso tutti. Ludovico Einaudi è andato a fare un intero concerto che si chiama Elegy for the Arctic. Per la cronaca, Einaudi è in Arena Verona per tutto ottobre. Comunque sia, date un'occhiata a questa tematica carina, una cosa sui fiumi. I fiumi europei sono per il 40% sani, ma per il 60% c'è erba, sono malati. Quindi c'è perdita di specie, quindi c'è inquinamento, drenaggio eccessivo, dighe.
Io ho un collega che, parlando con me davanti a un simpatico bicchiere di vino, mi ha detto: vorrei far fare qualcosa in tema di sostenibilità ai miei studenti. Cosa posso fare? Lui insegna all'Istituto Geometri. E gli ho detto: amico mio, vuoi parlare di video? Vogliamo parlare di sostenibilità e di uso dell'acqua? Vogliamo parlare semplicemente di fiume? Vuoi affrontare il fiume in tanti modi, in tanti punti di vista? La riqualificazione fluviale è una cosa che abbiamo sotto gli occhi tutti, perché abbiamo tutti il fiume Oglio, che sta diventando bello. Questo è il fatto che ci sono davvero il 60% di fiumi malati in Europa. Dobbiamo anche pensare a cosa fare per evitare che ci siano dinamiche, che si instaurino dinamiche di peggioramento ambientale. Allora, 2 minuti e finisco, perché poi se volete c'è qualche un minuto per qualche domanda, 2, 3 minuti. Ecco, un'altra cosa che potete proporre, un altro spunto, è questa cosa sul monitoraggio delle specie vegetali della direttiva 92/43/CE, presente in Lombardia. La direttiva Habitat, cosiddetta. La direttiva Habitat ha come scopo salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali. Sapete quanto è complesso far capire il concetto di habitat? Questo invece lo discutevo con un collega che lavora su ai forestali a Edo, mi si chiama l'istituto. Per tecnico forestale, sì. E mi dice, insegnante di mio nipote Leonardo, mi dice: ah, ma lo sai che quella classe lì è un po' indisciplinata, non so cosa fare, delle tortura. Portateli dietro su un discorso complesso a proposito di biodiversità. E quindi abbiamo iniziato a pensare a sostenibilità e biodiversità insieme, cosa potrebbero stimolare? Abbiamo tirato fuori questo discorso qui. Innanzitutto l'analisi del testo, e poi di fatto il campionamento di una serie di specie. E anche le domande successive, diciamo, a proposito di come si potrebbe fare, o meglio, nel suo caso si parlava di cause di cambiamento vegetazionale a certe altitudini. Ci arriveranno, non glielo dico a mio nipote, non glielo rovino la sorpresa, che il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale stanno portando alcune specie in difficoltà, addirittura l'estinzione in certe zone. Con i miei ragazzi, con i miei alunni, amichetti vari, visto che io quest'anno ho avuto il classico, il musicale, ma ho conosciuto un sacco di ragazzi dell'economico sociale. Parlavamo di sostenibilità economica e di sostenibilità sociale. Ora, ho visto un filmato, sono stata a Bologna a una mostra che si chiama Antropocene. È questa qui, il libro è questo, il libro della mostra, e anche l'immagine che fa da, insomma, la copertina alla mostra stessa. C'è fino a febbraio 2022, 20, scusate, se volete darci un'occhiata, è una mostra di una grande bellezza. Comprende video, installazioni, fotografie, immagini, una parte di storia dell'impatto umano. Non è una roba deprimente, giuro. Ci sono alcuni pezzi che sono veramente crudi, però. Il fatto di riuscire a vivere per molte persone al mondo significa vivere in una discarica. Questa immagine che ho preso è relativa ad una discarica indonesiana, ma c'è all'interno della mostra Antropocene un intero filmato delle persone che lavorano all'interno della più grande discarica del Kenya. Questa discarica è fonte di materie prime, però è bestiale che debba diventare fonte di materie prime in quella maniera. Quindi si parlava di sostenibilità economica e sostenibilità sociale. Da qui quella domanda carina che ci è venuta insieme a proposito del quali sono gli enti e le enti, come si dice, gli attori del mio territorio che badano alla sostenibilità sociale ed economica. Alla sostenibilità sociale, perché economica, ok, mi viene in mente il commercio ecosolidale, ma non c'è solo quello. Chiudo con il lavoro che ha fatto un gruppo di studenti di una mia classe quarta. Sì, allora, abbiamo la possibilità, visto che continuiamo a parlare di telefoni cellulari, visto che si parla di nuovi modelli molto spesso, abbiamo la possibilità di scegliere un telefono che sia più sostenibile? Forse sì. All'inizio non forse, adesso abbiamo anche un po' di report interessanti. E questa è un'attività di tipo inquiry che però non ha previsto un esperimento di carattere scientifico, neanche di carattere particolarmente pratico per adesso. Quello che abbiamo fatto è stato ricercare, ricercare con la R maiuscola. Siamo andati a beccare un paio di persone che lavorano in ambito di alta economia, genitori di alcuni alunni. Abbiamo chiesto loro di cercare. Pardon, prima presento la tematica, cosa sarà quella fare lì? È un telefono, si chiama Fairphone, uno smartphone etico fatto con componenti in parte riciclati, parlo della scocca e delle plastiche dei componenti, e in parte di cui si garantisce un'origine ecosolidale. D'accordo? Cosa vuol dire?
tutte le terre rare, tutti i minerali che ci sono all'interno di un telefono cellulare, qui c'è un minimo di spiegazione, quindi lo trovate comunque anche sul sito di Terraform. Era un po' autoreferenziale, ho detto ai ragazzi, cosa facciamo? Ci interessiamo? Allora proviamo a trovare delle fonti che ci dicano se effettivamente è attendibile quello che c'è scritto sul sito che pubblicizza questo testo. Allora, tutti i componenti sono davvero così come dichiarati, di origine etica. È vero che queste persone sono partite dall'Olanda per cambiare il mondo, tra virgolette, cioè per cercare di far sì che alcuni luoghi, erano luoghi di lavoro terrificanti, queste miniere prima del loro arrivo. È vero che queste miniere sono diventate miniere, diciamo, con uno standard lavorativo umano, occidentale, se vogliamo dirlo così. È vero che tutte le altre componenti, però quello che dicono essenzialmente. Lo abbiamo scoperto grazie al Sole 24 Ore, che è vero quello che dicono. Siamo andati elemento per elemento, dichiarazione per dichiarazione, ad analizzare delle fonti attendibili, anche parlando con alcuni economisti, delle fonti attendibili di informazione che ci dicessero se quello che era dichiarato sul loro sito era vero. Ebbene, era vero. Al di là che era vero, siamo contenti, ovviamente. È uscito un lavoro meraviglioso, una cosa di 9 pagine, che non ho pensato di mettervi, 9 slide così, quindi 18 pagine della studentessa che ha pensato di metterlo in questa forma. Un lavoro di gruppo bellissimo che loro hanno prodotto, ricercando in maniera assolutamente approfondita, seria, intelligente, curiosa, questo telefono, con queste informazioni sul telefono. Ok, un lavoro che posso produrre perché la studentessa in questione lo ha scaricato dal suo dispositivo e il gruppo anzi acconsente ed è ben contento che diffondiamo questa informazione. Oro, tantalio, stagno, tungsteno, tutte queste altre componenti sono state tanta roba, tra virgolette, da investigare. È vero, è un investigare che non è laboratoriale dal punto di vista, insomma, di un laboratorio tradizionale, secondo me. Il fatto è che investigare in questa maniera non è per niente semplice, significa cercare, trovare delle fonti attendibili, parlare con persone, conoscere economisti nel loro caso. Non è stato immediato, ma è stato favoloso. Sacchete? Allora, sì, siamo alla slide conclusiva. Cioè, una cosa carinissima che ho trovato, che come vedete vi fa capire quanto la tematica della sostenibilità in questi ultimi mesi sia diventata davvero importante. Speriamo che non sia una moda, facciamo che non sia una moda. Facciamo che sia una cosa che diventa di tutti i giorni. 13 divertenti attività sostenibili da fare, come si dice, da godersi prima che l'estate finisca. Una cosa super carina, se cercate questo file, in realtà sono cose molto normali, molto easy, tipo camminare, prendere la bicicletta, andare a giocare, fare tiro con l'arco. Non so perché fare tiro con l'arco debba essere una cosa estiva, però sì, insomma, tutte cose all'aria aperta, siete d'accordo. E insomma, godersi le nostre bellezze intanto che abbiamo ancora qualche giorno. Allora, saluto Michela che si sconnette adesso e parte il momento delle domande. Se c'è qualcuno di voi che ha qualche domanda, ripeto, il file sarà disponibile a chi me lo chiede via mail serenamente. Sarà disponibile anche sui nostri desktop del computer su scuola per chiederla a scuola. Se avete domande che volete, come si dice, scrivere qua, se no posso abilitarvi tutti i microfoni. Adesso lo faccio. Abilito il microfono di Alessandro, di Aminta, di Domenica, di Alessandra, di Rosanna. Ok, il mio mi sentite? Ok, se volete scrivere, se volete partecipare scrivendo qui, se c'è qualcosa di non chiaro o se volete riguardare qualche pezzo. Sento qualcuno? Posso parlare? Mi senti? Certo, Ok, assolutamente, senti, ti ma gli sento, altri sì. mi sentono? Volevo soltanto fare una considerazione su questo bel lavoro. Sì, ci sentiamo tutti No, così. no, no, non Ciao, devo, Vanessa. non devo, volevo fare soltanto una considerazione. Cioè, nel senso che questo lavoro è molto, molto esteso,
E secondo me ha proprio centrato il problema della sostenibilità ambientale. E quindi va però, come dire, frazionato nel tempo, cioè voglio dire che non può essere fatto perché ci vuole il tempo perché gli studenti come interiorizzino questa questione. E quindi secondo me andrebbe proprio frazionato nel tempo, cioè su un percorso perché altrimenti rimane quello che dicevi tu alla fine, rimane quella cosa di moda, adesso tutti partono di sostenibilità, adesso poi si parla degli incendi in Amazzonia, fra un po' non si parlerà più perché poi è come se fosse una moda, no? E quindi bisognerà cercare. Vabbè, io ti ascolto, intanto mi attacco alla corrente, quindi Cioè sparisco dal va video. Sì. frazionato nel tempo, cioè, per essere veramente didattico va secondo me, però nel vostro parere, in qualche modo frazionato. E poi davvero coinvolgendo tutti i componenti del consiglio di classe, visto che ci sarà l'ora di educazione. Cioè nel senso che adesso potrebbe essere lo In che spunto. senso? In cui tutto il consiglio Sì, di allora di classe, visto educazione che dovrà civica, fare non questa so, educazione speriamo. civica, che partirà alla fine da settembre, dividerlo a secondo delle materie, cioè un discorso economico, un discorso sociale, un discorso prettamente più scientifico. Perché io ho queste sensazioni che come si chiama, queste attività spesso poi dopo, dalla mia esperienza, finiscono come per sgretolarsi, però è una mia particolare. Sì. Da questo punto di vista hai ragione e quello che rischiamo è un po' che ci sia la moda, come dicevo, e penso Sì, che si perda attenzione, che si che si perda perda, che a un certo l'emozione. punto lo studente dica ancora, no, capito, una cosa così. Bisognerebbe riuscire a farlo entrare, non dico in un programma tradizionale, cioè nel programma, in che modo la materia si presta benissimo, la biologia, la chimica, eccetera, con un taglio ambientale, con un taglio ambientale. Però non lo so, ti dico. Così. Cioè nel senso che quando tu parli di piramidi Grazie alimentari, quando tu parli di piramidi alimentari in ecologia, che è un per discorso sicuramente molto bello, oppure di ciclicità della natura, eccetera, così, allora puntare su quell'attenzione lì per cui il discorso che tu facevi della carne, che dobbiamo mangiare meno carne, oggi anche sul venerdì di Repubblica c'è scritto di mangiare meno carne. E quindi questa cosa gli deve venire un po', come Sì, dire, è alla vero, mente, hai no? ragione. Perché fai fare i conti per avere un chilo di carne, quanto deve essere grande, cioè il discorso di piramidi, no? E diventate così e a questo punto è come se Esatto. lui, guardando nel suo piatto, vedendo la sua cotoletta, riuscisse a risalire a quanta energia è stata usata nella sua cotoletta e alla fine. Capito? È come se lo Avesse un senso di interiorizzasse, però no, responsabilità. so che non è facile. Il lavoro è molto bello, interessante. Se me lo mandi, me lo rileggo tutto attentamente. Assolutamente, Rosanna, ti ringrazio. No, 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 grazie a te per questo Certo, bellissimo assolutamente lavoro. Rosanna, ti ringrazio proprio. Grazie, grazie Innanzitutto, mille. Allora, come si dice, riporto il grazie messaggio. mille. Allora, Guarda, come si ti dice, riporto riporto il Tommaso messaggio. Violenichi e mi dice che Mi sento altissima, non siamo so perché. Riporto il messaggio pronti perché ho Violenichi e mi dice un che problema. Ok, allora stiamo ti sento, chiudendo, che parlo dobbiamo tra 4 chiudere. minuti. Chiudiamo perché la room Senti, posso service salutarti? era Sì, prenotata per altri grazie, 4 grazie. minuti, quindi approfitto per Sì. salutarvi tutti. Mi Ok, sentite ancora, sì? Ok, ringrazio tutti per la partecipazione, siete stati carini. Ringrazio Eh tutti sì, per la no, stavo partecipazione, siete guardando stati quello che Eleni mi carini. scrive, c'è Sì, una cosa che stavo non ho guardando detto. quello che Eleni mi scrive, Sì, lo infatti sento, c'è ciao. un audio un po' che mi ritorna. Meglio? Lo sentite? Sì. Aspetta, Non mi sento più così. migliore, perfetto. Così meglio? Allora, Mi intanto sentite? ringrazio tutti Ok, non mi sento più e migliore, ti rimando perfetto, tu mi alla aiuti. prossima. Allora, io intanto Bye bye, ringrazio tutti grazie e vi rimando alla prossima, mille. nel senso al file Sì, sparso per il grazie mondo, mille. mandatemi una mail, la mia Ok, mail la scrivo qua così ciao, ci siamo per arrivederci. tutti e grazie mille. Marta? Marta, can you hear me?
Marta?